sei un cittadino che partecipi, effettivamente la tua partecipazione, il tempo che ci dedichi, è il tuo costo per avere un diritto. Quindi nel momento in cui i cittadini imparano, come dice Beppe Grillo, non devono solo votarci, devono accettare i cittadini, dover partecipare, perché quel tempo che tu dedichi nella tua giornata ti torna, così come ti tornano le 8 ore che fai il lavoro. Cioè, quello ti danno lo stipendio, ma quell'ora che tu fai a Liquid Feedback ti dai i soldi di tutto il sistema sociale, della sanità. Quindi non è tempo sprecato, è un lavoro che tu fai per te stesso, con lo stesso valore sul piatto della bilancia di quello che tu fai quando vai al tuo lavoro e quando ti stipendio. Bene, grazie. Ma usato il tempo, ed è vero che ha un prezzo questo tempo, ma è giusto che le persone che ne dedicano di più abbiano più diritti migliori. C'è la mia quella fare la domanda? Ma praticamente si basava sul fatto del referendum, dicendo appunto che è la legge che... Scusate, non ho mai parlato davanti a... Quindi, un attimo emozionale. No, da quello che lui ha detto capisco che Liquid Feedback non può funzionare finché non c'è la partecipazione totale di tutti gli iscritti a Liquid Feedback. Poi tra parentesi non condivido. Loro si iscrivono, ma possono anche non partecipare. No, però tu giustamente prima no, hai detto del che funziona meglio con più persone che esatto, funziona con più persone. Ah, sì, funziona meglio. E poi si parla anche di funziona meglio una persona tecnica, quindi effettivamente c'era viene naturalmente delegare una persona che c'è più tempo. Però questo ci riporta alla democrazia indiretta. Quindi ci allontaniamo dal concetto della democrazia diretta, che prevede che tutti noi dedichiamo 3 ore al giorno sul forum, sul feedback, su Facebook, a interessarci dei problemi sociali, perché altrimenti si ritorna al Parlamento a... Democrazia diretta è partecipazione. Quindi dovresti... La canzone gamba lì, quindi... Cioè, se tu non partecipi, è chiaro che poi quello ti frega. È chiaro che poi ci sta Berlusconi e siamo agnagnati. Perché ti lamenti? Grazie, allora, adesso il sistema, bravo, adesso il sistema è che pure se partecipi te lo puoi togliere. Con la democrazia ti ripeti, perché invece se partecipi le cose vanno bene. Cioè, adesso io sono veramente d'accordo con Liquid Feedback, è una cosa che mi piace tantissimo. Anzi, io ho pensato che tu la fai direttamente col con l'impronta digitale, direttamente che tu voti con l'impronta digitale. Non so quanto si vuole che devono stare a casa. Si possono fare le vendite, ma si possono fare delle cose. Vabbè, con l'IDE, però comunque è complicato. Con l'IDE, sono le marche dei dati. Però l'algoritmo del token non si può. Cade dopo 10 minuti. Io ho parlato qui, quello è fissato. Guarda, ti dico, i token hanno avuto un solo breach di sicurezza, ma era dovuto al fatto che avevano sbagliato perché hanno usato sempre lo stesso parametro, mentre l'algoritmo, se quel parametro lo cambiare, era perfetto. Ha scoperto, ha pubblicato un paper, un informatico di Trieste che io conosco, quindi ho parlato, e lui stesso mi ha detto, no, adesso i token stanno, così come li hanno realizzate le nuove generazioni, sono assolutamente affidabili. Perfetto. Certo, con i soldi sufficienti puoi rompere un token, come abbiamo detto, se c'è tutti i miliardi per prima di aprire i miei credi. Scusate, facciamo una domanda alla volta, allora c'è lui. Perché a volte c'è, cioè, per legge, tutto, faccio un esempio, io ho partecipato a una legge che era della prostituzione, una ragazza ha fatto una legge migliore della mia. Sono d'accordo con te, ma io intendo un'ora, non al giorno, avrei ogni legge, ma non potevo farlo perché sapevo che lei era recepito, cioè, la proposta. Sì, combatterà per questo, però non volevo della delega, quindi a quel punto non... È vero, però, calcolare, innanzitutto che puoi investigare una legge ogni giorno, un'ora, poi una settimana, per la stessa della tutta. In secondo, proprio perché sono migliaia di persone, se già 10.000 si preoccupano di una legge, 10.000 di un'altra, sono occhi che controllano, verificano, alla fine non c'è stata in divisione del lavoro spontaneo, che in cui l'efficienza del sistema cresce proporzionalmente al numero di partecipanti. È proprio un meccanismo di sicurezza. Spielberg erano i figli di Maya e quindi è così, no? Allora, per esempio, l'economista e tutti che vogliono decidere cosa fare, no? E tutti quanti che vogliono partecipare e votare. Allora, deve essere qualcosa di un test,
sai che no, cos'è il forex, sai cos'è. Ma io che no, scusa, volevo dire una cosa molto semplice, proprio su questo, proprio su uno degli interventi di Beppe. Cioè era proprio questo, le leggi sono troppo complicate e noi dobbiamo entrare dentro per fare le leggi che le possa capire. È come quando uno va al ristorante e legge spuma di baccalà, ma che cacchio vuol dire spuma di baccalà? Cioè io devo capire cosa mangio. La stessa cosa sarà con la legge deve essere semplice, è questo... lo so, però, però quando noi andiamo, il meccanismo complesso deve essere poi assunto proprio sul limit feedback, lì deve essere assunto. Non solo la legge deve essere semplificata, però c'è un altro punto chiave, fa parte del progetto, cioè i cittadini, quando un problema è troppo complesso, possono, secondo il progetto, se ci riusciamo a farlo, convocare queste commissioni tecniche, che sono, come ho detto, una mailing list, semplicemente le mail dei professori universitari, persone competenti pubbliche che lavorano a stipendio dal pubblico, quindi dall'università, dal campo del mondo della ricerca, che sono competenti in tutti i vari campi, che possono essere invocate dai cittadini, vengono, formano un gruppo, una commissione, che su base volontaria danno un'opinione, un parere ai cittadini. Quando danno questo parere gli vengono chieste soprattutto due cose, i pro e i contro, cioè loro ti dicono l'effetto che avrà sulla tua vita quella cosa. Ed è una commissione che lo fa, ma è convocare in modo casuale, random, a ciclo, cioè fatto in modo tale da non creare mai di lobby, viene a dire fatto in base poi selezionando le persone sull'impatto delle loro pubblicazioni, sul ruolo che hanno all'università, quindi tutta una serie di criteri per valutare effettivamente le persone competenti vengono scelte dall'università e viene mandata questa email, poi ovviamente su base volontaria risponderanno alcuni, altri no. Quando quelli l'hanno risposto avranno questo compito di spiegare ai cittadini in modo semplice il pro e contro sugli effetti che hanno sulla loro vita. Poi sarà il bene, andiamo velocissimi, ci sono quattro persone in fila. Allora no, lui e poi c'è il signore. Ma vogliamo dare un link? Sì, mi sa che sì, sono le ultime quattro. Dai, le ultime quattro, rapidissimo. C'è quel bambino del possibile. Allora, intanto si parlava di ieri che c'era. Allora, fino ad oggi c'è praticamente un cucchiaio per la modalità di votazione. Perché io ho fatto anche rappresentante di lista, quindi ho visto gli scrutini. Non parliamo proprio di democrazia in questo senso. Quindi sicuramente un sistema del genere sarà sicuramente meglio di quello attuale. Poi ci sono dei criteri di selezione, se non ho capito male, che non sono ancora ben definiti, però comunque bisogna essere iscritti al Movimento 5 Stelle, quindi per essere iscritti al Movimento comunque bisogna presentare un certificato di carica indipendente, insomma, avere dei criteri, già senti che escludono... No, il carico indipendente non è così, quello è la carica indipendente, per votare basta che tu non sei iscritto. Benissimo, poi il prossimo è lui. Allora, scusate, io prima non mi sono presentato, sono Domenico Falconieri, candidato non eletto per il Senato. Dunque, l'unica cosa che volevo dire, appunto come candidato, abbiamo partecipato a delle, una piccola idea che avevamo avuto noi di Roma, si invita un candidato a cena, e in uno di questi incontri ho avuto l'occasione di parlare tra le varie persone molto preparate, molto in gamba, e tra alcune di queste, due di queste erano persone come quello che è andato, quel signore che è andato via poco fa, persone che hanno lavorato all'interno e lavoravano all'interno del Parlamento, quindi da 20 anni, quindi con molta esperienza. E mi diceva, a proposito della semplificazione a cui lui accennava, della semplificazione delle leggi, per cui io ho fatto anche una piccola titola di programma che abbiamo messo online, proprio l'idea di sburocratizzare. L'idea è simpatica ed è da realizzare, in parte è stata fatta anche da Maroni ai tempi che furono, ma non è così semplice, perché proprio una di queste persone che era lì nella cena mi ha detto: ma guarda che a parte le leggi, come dice Grillo, fanno un rimando ad altre leggi che sono veramente a volte un guazzabuglio per riuscire a capire. Dice, ma a volte si devono discutere delle leggi per cui hai una pila di 13 volumi da dover andare a studiare. Dice, metterli, perché noi parlavamo anche di mettere online tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione.
e mettere online tutta questa roba, tutti questi faldoni, non è una cosa così banale né così semplice. Allora, beh, la gestione della grande informazione è la forza di internet. Google ti dà accesso a miliardi di libri, devono essere snellite. Cioè, se esiste uno strumento per ricevere informazioni, è questo. Lo so, io ho fatto però il programma sulla sponsorizzazione. Con me, se le leggi che continuano a fare persone che le capiscono solo loro e non ci fanno capire niente, e c'è cioè, gente che dice io vado lì e vado con quello che mi viene detto, cioè non si arriva mai, lo so che magari può sembrare un utopia, no. Però l'obiettivo nostro è quello, portare una persona, non dico analfabeta, una persona che non ha esperienze politiche. Io guarda, stai sfondando una porta aperta con me da questo punto di vista, ma non è... Dici, la realtà è questa, la realtà è quella. L'obiettivo nostro è quello di semplificare la realtà. Siamo d'accordo, credo che stiamo dicendo una base. Guarda, c'è una commissione, un gruppo che già pensato, quello che ci vuole, c'è un gruppo che deve scansionare tutti i documenti che passano in consiglio regionale, è parte del progetto, che hanno questa funzione. Quindi quella parte di semplificazione che non stai, non mi stai scusate dicendo. Non paghiamo una volta, stiamo ragionando apertamente insieme, non sto dicendo che tu la pensi, no, ma vorrei assicurare il fatto che noi abbiamo intenzione proprio di fare questo, cioè una delle funzioni principali è stato uno dei miei cavalli di battaglia nella mia candidatura, ci vuole la voglia di fare le cose, ci vogliono 20 anni almeno, fidati, ci sono delle cose talmente prova a leggere solo la Movimento 5 Stelle diventa il primo partito italiano rinunciando alla pubblicità televisiva, non ci vogliono 20 anni per cambiare le cose, per questo che sono qua stasera io, perché ci credo veramente in questa cosa. Allora sì, scusate, c'era l'ultimo intervento, lo vedo due, e poi credo che questa sera abbiamo fatto. Allora io volevo dire una cosa per rispondere prima a lui e poi se si trasforma in una domanda che faccio a tutti e due. Allora tu dicevi il discorso della America anche sulla media eccetera. Questo secondo me è anche un po' una cosa un po' strana, perché se ti arriva una mail, facciamo un nome a caso, Davide Baricciano, tu magari la te li chiamerai. Se ti arriva una mail di Vincenzo Maisani, che è l'ultimo arrivato, e questo poi rende più alto la domanda. Al momento di fare una proposta, c'è lo stesso problema. Se il propositore è di prestigio, Davide Baricciano, e se invece è Vincenzo Maisani, magari facciamo pure la stessa proposta, magari passa la sua, oppure, anche se proposte sono diverse, magari la proposta sua va avanti, la proposta mia va con nessuna. Ma noi che dove qui è proprio quello che vogliamo togliere, uno come noi. Per carità, allora va a domanda a loro, visto che già ci stanno dentro da quel pezzo, come c'è questo problema, il problema esiste. Cioè non si può evitare completamente che qualcuno si fa una reputazione oppure perché è simpatico. Cioè, a volte è proprio anche cose che non hanno niente a che fare con la materia. E che la non la delega ha lo stesso problema della democrazia rappresentativa, cioè Berlusconi è simpatico. Vabbè, però questo problema l'avresti anche alla votazione se fai democrazia diretta. No, cioè, si parla di idee, di concetti, non di persone. No, ma chi l'ha scritta la proposta ci ha messo il nome. E non è che poi è legato, e non è vero che, non è, che è irrilevante. A te è mai capitato nelle assemblee, no? Infatti io facevo la domanda, nelle assemblee in cui si sta tutti riuniti e alla fine si decide, no? Votiamo, no? Allora, ti è mai capitato di vedere che c'è gente che se voti sì o no alza il cartellino, sì o no? Ma ci stanno anche altre persone che guardano cosa ha alzato quello, l'amico mio, ha alzato verde, ok? Ha alzato rosso, cioè ci sono, ma questo è della natura. Queste cose non vanno, queste sono cose che hanno una ragione d'essere. Perché se su questa tematica, su questo argomento, io mi fido dell'esperienza di quel mio amico che so che lui ne capisce più di me, e quindi in qualche modo. Io voto quello che cioè mi fido del suo parere in qualche modo, capito? Perché se so che il suo parere è autorevole, comunque l'ha fatto perché lui ci ha studiato, e capisce più di me questa cosa, poi è chiaro che Davide Barillari, che è autorevole, che è un amico, che mi manda la mail perché c'è la mia mail, tu neanche ce l'hai, no? Quindi,
dice una cazzata, cioè io posso sempre non condividere, capito? Posso però sempre decidere di non appoggiare. Tu pensi che questa persona così esperta che dice mio amico è il più figlio di lui, può tranquillamente dire sul suo blog a tutti i suoi amici su Facebook io voterò questo per questa ragione, e i suoi amici lo sapranno, si fideranno di lui e voteranno. Non c'è bisogno di passare a un meccanismo di delega perfetta in cui io gli ho dato in mano uno strumento potentissimo che poi può usare anche contro di me. Questo è il problema. Sì, ma il vantaggio è che hai in questo caso una trasparenza anche in forma di dati, cioè visibile, che illustra come sono questi rapporti di fiducia, ma, e non tenta di negare. Chi vuole ingannare il sistema non lo usa, cioè non la usa quella cosa. Chi vuole ingannare il sistema usa le mail, perché sa che usando gli accentramenti da delega in quel sistema tu sei tracciabile. Proprio perché gli hai dato la possibilità di non usare la delega. Vabbè, indirettamente si usa il lo stesso. Bene, ragazzi, abbiamo l'ultimo intervento. Sono Marco, sono Cisco Principio. La parola di molto interesse intorno a questa piattaforma, stiamo tutti quanti diciamo spingendo in questa direzione, quindi io faccio una domanda molto semplice e concisa: cosa possiamo fare per supportarti, supportare tutto quanto il gruppo in questo? Io sono un ex informatico, un ex tecnico, adesso ho lavorato, sono commerciale, quindi le idee di tutti sono fondamentali. Allora, la cosa più importante è seguire discussioni online. Ok, quindi ci saranno diversi gruppi, ne apriremo dopo questa riunione, ce ne sono già alcuni, ma ne apriremo altri, li posteremo sui nostri, sui meetup, eccetera. La cosa più importante è criticare, fate critiche, postate tutte le idee che avete, perché più critiche fate, più dubbi avete, quello di Lazio. Però c'è già una discussione aperta su quello di Roma, nell'area politica. Centralizzare l'informazione, in modo tale che sappiamo dove andare direttamente. Ok, allora faremo un gruppo magari dedicato Docs, no? Sì, che poi se ne sono stati chiari un po' troppi e un po' complicato. Facebook è più efficiente perché c'ha notifiche che arrivano, quindi ti fa sapere subito quando ci sono informazioni nuove. Se volete. Feedback del 5 Stelle mi pare che ce ne sono sì, no, ma non è al gruppo generale, facciamo un gruppo di del progetto specifico, così tutti possono dare i propri suggerimenti. Esatto, per questo vogliamo creare una cosa apposita e non disturbare e subito si è limitati o anche Meetup. Penso che sarebbe meglio farlo su Facebook in modo nazionale, solo su Facebook, cioè, a questo punto solo che almeno facciamo un gruppo con Facebook. Scusate, io ho pubblicato una patch per togliere il meccanismo delle delle. Scusate, c'è tempo per un altro intervento per il signore, c'è un altro minuto veloce, voleva parlare lui, un minuto abbiamo chiuso poi. Sì, se... io volevo dire che nel Movimento 5 Stelle noi dobbiamo guardare, non è indietro, non è quello che è successo, neanche quello che è attuale, noi dobbiamo pensare alla partecipazione attiva, questa il massimo della partecipazione attiva, a mio parere, è il voto. Non si può delegare perché uno vale uno, dobbiamo mettere tutti quelli che sono certificati nella condizione estrema di votare, pena il decadimento della certificazione, perché l'attivismo numero uno per essere attivo deve essere proprio quello alla partecipazione. Deve essere diritto, ma non dovrebbe. Questo è interessante, però noi abbiamo un coach escluso per l'attivismo, abbiamo equivocato sull'attivismo. Attivismo fino adesso è stato quello di fare i banchetti, è stato quello di partecipare da ma più all'apice della democrazia sta il voto. Se noi adesso con le leggi, perché siamo in Parlamento, siamo alla regione, noi come possiamo fare la partecipazione attiva, come si può esprimere? Attraverso solo il voto, perché ci verranno posti dei quesiti. Che fai tu? Se io non partecipo al voto, sono fuori dal movimento. Noi dobbiamo mettere in condizione, voi tecnici, ci dovete mettere in condizione di essere informati sul voto, sui momenti, e noi ci dobbiamo informare. Nel momento in cui dobbiamo, non è che avvengono 10 votazioni al giorno, avverrà una votazione a settimana. No, 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 e io no, dipende. Avvengono
mille votazioni a settimana. Vabbè, se fossero mille votazioni a settimana, forse io devo esercitare quel cosa sul mio diritto, ma devo essere anche messo in condizione. Il Parlamento hanno votato migliaia di leggi. Vabbè, cioè significa 10-15 mesi al giorno. Ci verrà, ma non condizione che mi arriva l'informativa, tu domani devi votare, io ho 24 ore per informarmi, se no non voto. Se non voto, io non voto. Va bene, grazie.